Radio 2, diciamolo, Radio 2, programmone. Abbiamo Valerio Lundini. Diciamo un poeta, possiamo dire questa parola? Ma poeta? Sì, ma a questo punto diciamo. Diciamo, un poeta che ha scritto... Io ho scritto delle poesie in napoletano, sì. Io ho sempre amato Napoli, ho il mio... chi non ama il Napoli, mio, il mio poi muori. Il mio sogno è poterci andare un giorno. Perché non, non sono mai stato, no. Non è mai stato, no, è sempre una passione, spero un giorno. Io ci vado spesso, ma venire con me giù praticamente non c'è problema, né che... Se riesco magari un quindi... giorno a organizzarmi, sì. Ascoltiamo. Sì. Io ho scritto questa poesia, si chiama Carmela mia. Carmela mia. Sempre passata una giornata, ma so c'inganna che stiamo insieme. C'inganna che te pensa, c'inganna che te tenga rinde e vene. Stiamo insieme a tanto tempo e mo ci avemmo a sposare. Tu non dai retta a mamma da che ti dice non lo fa. Stamore è una catena e noi ci volimmo bene. Questo è un amore grande e io ti tengo rinde e bene, lo dice due volte. E mo facimmo amore, facimmo tanti figli. Così ti ingravidasse e creammo una famiglia. A me mi piace il sole, tu esci pazza per le stelle. A me mi piace il mare, ma per te la montagna è più bella. Io sono nato a Roma, tu invece sei a Milano. Ma allora perché sto a parlare napoletano? Molto bella questa poesia, veramente grazie. Sembra un grande poeta napoletano. Chi questa poesia che ha letto? Sì, sì, magari. Un grande poeta napoletano, sì. Sì. Beh, il mio sogno per me, sarebbe... per me non mi sembra, non va bene. Mi pare un po' una cosa, no, con tutto il rispetto per Lundini qui, però... Beh, il mio sogno è poterla recitare magari proprio come dicono loro, un goppo. Al teatro, no? In un teatro teatro, quello sarebbe bene. Sì. Complimenti per il programma. Grazie mille. Torni. Tornerò.